Siamo qua con Giorgio Grasso, grande responsabile di questa grande manifestazione. Diciamo che siamo in un posto dove, per dire quanto è bello e quanto è magico, dove ha vissuto Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci qua ha vissuto quando è venuto a Milano, invitato dal Duca di Milano, Visconti, e qua ha costruito delle dighe, qua ha fatto molto lavoro, quindi c'è l'atmosfera leonardesca. E siamo davanti ad una struttura gotica, Liberty, dei primi del Novecento, che è spettacolare. Quindi credo che regaliamo a chi ci guarda un'immagine veramente bella. Bene, io mi sono un po' documentato su quello che stavo dicendo prima, no? Quindi sono sull'arte, stai insieme con Vittorio e Luigi, comunque bene o male, state un po' trasformando un po' il mondo, no? No, stiamo facendo la rivoluzione, soprattutto intesa su un aspetto. La nostra battaglia è che, a differenza di quello che pensano i grandi mercanti e fattori dell'arte contemporanea, è affinché l'arte sia per tutti, cioè l'arte deve essere per tutti, cioè deve essere comprensibile per quanto, cioè l'arte del popolo, non è di una ristretta cerchia di un'elite, di collezionisti, di mercanti, di appassionati al mercato dell'arte legato alla parte finanziaria e non alla parte estetica. Noi vogliamo che l'arte sia per tutti, quindi apriamo questi luoghi spettacolari a tantissimi artisti che danno la possibilità a migliaia e migliaia di visitatori di vedere i vari stili. Quindi non uno stile dettato per forza dall'idea di un critico che dice quello che è giusto, ma qui c'è tutto. Noi abbiamo qualunque genere, quindi chi viene potrà vedere qualunque genere di arte, non manca, manca nulla. Avete avuto qualche difficoltà insomma, a organizzare qua? Ma no, le difficoltà sono quasi esclusivamente di natura burocratica, cioè il marchio da bollo, i certificati da chiedere, le domande, perché la burocrazia imperversa in maniera pazzesca. Ringraziamo l'Ener che ci ha dato questo spazio e ringrazio ovviamente tutti i collaboratori che hanno lavorato gratuitamente, devo dire, molto volontariamente. Molti artisti ci hanno dato una mano, okay. Sono contentissimo. Ecco, quanti artisti avete ospitato? Diciamo che all'interno se ne possono vedere in questo momento 250, quindi circa 700 lavori nell'arte. Provenienza? Provenienza almeno 30 paesi stranieri e quasi tutte le regioni italiane. Okay. Però da qui a fine Expo ce ne saranno altrettanti. Quindi diciamo che qua esporremo alla fine 600-700 artisti e provenienti alla fine credo a 70-80 paesi. Anche perché adesso questa rimane tre mesi e subito dopo c'è quella della fotografia. Poi c'è la fotografia, cioè c'è molto insomma. Noi cercheremo di comunicare con i nostri media. Diciamo, ma sì, anche perché facciamo una cortesia alla gente, perché la maggior parte delle persone vorrebbero che segnasse all'arte ma non la pensano di non capirla, invece sono gli artisti che non si sanno spiegare. Cioè, quando uno vede un'opera d'arte non la capisce, la compra dell'artista. Così come se io adesso parlando scopro che qualcuno non mi ha capito, è lui che non ha capito, sono io stato incapace di comunicare. Quindi questo è il principio della comunicazione. Sì, però nell'arte non è così, perché se tu senti un politico e non lo capisci, dici oh, come parla questo, non si capisce nulla. Se senti uno che parla e non lo capisci, dici quello lì non sa parlare. Invece nell'arte se tu vedi una cosa e non la capisci e se tu sei ignorante. Se no è ignorante chi non si fa capire, quindi l'arte deve essere assolutamente comprensibile. Avremo opere d'arte, non ci saranno opere d'arte blasfeme, schifose, vergognose, incomprensibili. Qui sarà l'arte con il minimo comune denominatore che deve sempre avere l'arte, cioè la bellezza. Ecco, ma esiste quindi una tendenza che la bellezza cioè l'arte è bellezza. Diciamo che l'arte è bellezza. Cioè, se l'arte innanzitutto è bellezza, poi concetto, poi idea, poi passione, poi azione, è tutto, ma a parte dalla bellezza, non può essere solo bellezza. Quello è il minimo condizionatore di qualunque opera, deve essere la bellezza. Poi c'è il messaggio su tante cose, è chiaro che l'artista si ispira un po' come vuole, però il nostro tentativo è quello di far tornare la gente nelle mostre, perché può finalmente trovare delle opere belle. Questo è un bel messaggio che porteremo giù dalle nostre parti. Stiamo creando insieme appunto a Luigi, grande Gran Zero, un bel portale di comunicazione sull'arte, l'Iniziativo Art Official. Comunque partirà anche con un blog importante e cercheremo di comunicare un po' tutto, quindi attraverso artisti e comunque addetti ai lavori importanti. Va bene, È stato un piacerissimo. Piacere mio, buon lavoro, okay. E sono a disposizione. Benissimo.